autunno, sole, cielo sereno, mare piatto, tutto quello che mi circonda sembra suggerirmi una cosa sola, heavy casting. Questo è difatti quello che faremo oggi, in realtà è una pescata abbastanza mista, non solo heavy casting, anzi a dire il vero solamente due canne heavy casting, tuttavia con un assetto leggermente diverso dal solito. Oggi, viste le condizioni, cercheremo di fare il più possibile la selezione su pesci nobili, esche più selettive, calamenti più mirati, speriamo di ingannare a giorno qualche predatore di fondo quale cernie bianche, dentici, ricciole, pesci tutt'altro che facili in spot così pressati dalla pesca professionale come questo, ma non impossibili. Ad ogni modo parleremo adesso con calma dell'assetto di pesca, delle esche, delle prede che andiamo a insidiare, insomma delle condizioni, dello spot e di quant'altro. Che andremo a calare questa volta saranno esche mediamente piccole. Come anticipato, il tentativo è quello di selezionare su pesci nobili, dunque in una canna andremo a optare per un calamento un attimino più robusto, un calamaro comunque di dimensioni non esagerate, calamaro discretamente fresco. Nell'altra invece un vero e proprio bocconcino, una bella seppiolina davvero piccola, circa 150 grammi, non di più, insomma due inneschi sicuramente ideali per dei pesci nobili. Di recente in questo spot abbiamo preso una grossa cernia bianca, i pesci nobili ci sono, non molti a causa della sovrappesca purtroppo, però le possibilità con questi inneschi ci sono tutte e quindi perché non sperarci.
spot è tutt'altro che scelto per caso. Mi trovo in un settore di spiaggia particolarmente, ma particolarmente profondo, particolarmente roccioso, un gradino netto che vede poi una degradazione progressiva ma molto molto rapida. Abbiamo intercettato con il drone una fossa prima della quale il fondale si attesta fra i 20 e i 30 metri al massimo, e al di là della quale raggiunge i 50 anche i 60 metri. Una canna ha affondato veramente tantissimo, quindi insomma la situazione sembra essere veramente delle migliori. Mare calmo, le condizioni meteo marine ci sono tutte, il fondale c'è tutto, roccioso, profondo, qualche pesce nobile può tranquillamente arrivare. È molto difficile, me ne rendo ben conto, però la speranza è l'ultima a morire, o almeno così qualcuno diceva, mi sembra, no? Sei intanato? Sei intanato? Potrebbe anche essere una bella murena, eh? Momento non sento un cavolo. Abbiamo provato a prendere il pesce nobile, purtroppo è arrivata lei, però è l'amata bene, quindi adesso la liberiamo. Ecco, l'ha fatto da sola. Oh, no, ha tagliato, me che palle però. Aspetta, se prendiamo il boga forse riusciamo a togliere. Se prendiamo il boga la slamiamo. Prendi il boga e la forbice quello lungo, bene. Ok, una murena discreta, non è neanche tanto grande, ma neanche piccolissima. Cercavamo altro, però. Ok. Riguarda l'assetto di pesca, ben nulla di straordinario in realtà, non abbiamo molte ore a disposizione, quindi non abbiamo calato chissà quante canne.
due canne heavy casting, gli assetti ve li ho descritti poc'anzi, in una un calamare, nell'altra una seppia, esche selettive, distanze di lancio importanti, e finalmente questo sembra stia funzionando. Abbiamo anche sgallato le esche in modo da scongiurare quasi del tutto, non del tutto, ahimè, quasi del tutto, murene, gronghi, tutti i pesci insomma che disturberebbero l'azione di pesca in questo caso. Dopodiché abbiamo lanciato una canna invece con un triplo BB. Le condizioni sicuramente sono ben lontane da quelle che un triplo BB richiederebbe, però insomma l'abbiamo trovato e quindi vale sempre la pena provarci. Del resto, in un ambiente così roccioso e così profondo, anche a mare calmo in realtà, più che di puff, possiamo anche parlare in certi casi di vero e proprio rock fishing, a seconda dei settori che battiamo. E poi mio padre sta prendendo in questo momento la canna da feeder, che lanceremo nei primi metri con del bigattino, a vedere se c'è ancora qualche ultima leccia di stagione, insomma qualche gruppolatore di galla o di mezz'acqua. Veniamo rapidamente alle condizioni. La pescata naturalmente si svolge in diurna e fino a qui mi sembrava abbastanza chiaro. Tutta in discesa di marea. Alle 8 all'incirca, quando siamo arrivati, eravamo in picco di alta. Alle 14 abbiamo il picco di bassa. Sicuramente situazione sicuramente non delle migliori, però abbiamo visto anche di peggio, insomma. Luna all'ultimo quarto, mare assolutamente poco mosso, direi più calmo, più decisamente calmo che poco mosso, acqua abbastanza limpida, per il momento zero corrente, solamente un po' di rema verso terra, devo dire anche abbastanza positiva, però sapete, in queste spiagge insomma la corrente va e viene all'improvviso, quindi ora non ce n'è, magari fra 5 minuti, ora che l'ho detto che non c'è corrente, sicuramente si alza il fiume o verso destra o verso sinistra, insomma le spiagge dello stretto sono così, questi sono i pro e i contro del resto.
le 13:15. La pescata di oggi ci sta riservando un aspetto tecnico molto molto interessante. Per tutta la mattinata non abbiamo visto assolutamente nulla, zero tocchi. Sia sulla pesca leggera, sia, vabbè, non ne parliamo ovviamente, sulla pesca pesante, tranne una murena che non fa testo. Adesso sono le 13:15, il picco di bassa è alle 14 e i pesci hanno cominciato ad attivarsi a palla. Parlo naturalmente di pesci piccoli, nulla di interessante, perchie, pettini, piccoli sparidi, magari sparlotti, saraghetti fasciati, nulla di interessante, però all'improvviso hanno cominciato a mangiare a raffiche sia sul bigattino sia sul coreano, e questo non è affatto casuale, questo è strettamente dettato dal picco, dall'influenza del picco di bassa marea, che come vedete non sempre e non necessariamente è un elemento negativo come molti potrebbero pensare. In questa spiaggia in particolare c'è spesso, ecco, mio padre ha appena preso un altro pettine. In questa spiaggia spesso il picco di bassa marea si è rivelato alle volte perfino più efficace e produttivo perfino del picco di alta marea. Direi che la pescata non sta andando male, nulla di interessante, ancora ci mancherebbe, ma quello che è importante a pesca è apprendere sempre, e anche oggi stiamo apprendendo. Adesso manca solamente una partenza di quelle come si deve su una delle canne di casting, dopodiché credo che abbiamo fatto bingo, no? Baby perchia, piccoli grufolatori, piccoli pesci di stagione. Purtroppo ai V-casting le murene stanno disturbando parecchio, nonostante avessi scelto un assetto che cercava di evitarle, arrivano lo stesso. Bassa marea sta fruttando alla grande. L'acqua, tra l'altro, a nostro vantaggio, si è anche intorbidita molto. Vedete questo verdino che c'è qua sotto, è perfetto. A feeder si stanno susseguendo le mangiate, pesci diversi, sul bigattino ovviamente il target cambia. Ora per esempio ho appena preso questo piccolo balestra, molto piccolo, per sua sfortuna ha ingoiato, quindi adesso penso che taglieremo e lo liberiamo, anche perché è molto molto piccolo. Un pesce stupendo. Ecco qua. Tagliamo e liberiamo questo pesce meraviglioso, un pesce veramente veramente bello, stupendo. Guarda che colori da pesce tropicale, bellissimo. Questa è la mia prima pescata in diurna da molti mesi. Ed ecco qua, questa ragazzi è la pesca in autunno in diurna. Non solo heavy casting, anche un po' di light game non guasta mai. Questi sono pettini di tutto rispetto. Il balestra era piccolino, ma questi per essere pettini sono veramente pesci di tutto rispetto. Continuiamo così anche perché la finestra temporale di pesca è veramente veramente breve. Come i pesci sono attivati all'improvviso, è verosimile che all'improvviso, fra non molto, cesseranno di nuovo di mangiare non appena l'influenza del picco di bassa marea cesserà. Questo è il bello della pesca, quando ci si rende conto che in realtà nulla è casuale dietro ciò che succede là sott'acqua. Avanti dai, Sampei, questo è tuo. Un bel pesciolino con la bombarda, un bel carango, taglia interessante, bello bello bello, dai, un bel pesce. E beh,
sembra grossa però, eh? Grossa. Complimenti, che bella morena! Che bicciaccio, mamma mia, è enorme veramente! Enorme! Rimettiamo in acqua! Sì. Guarda. Beh ragazzi, la pescata volge al termine, ci siamo già trattenuti anche fin troppo, anche qui del previsto. Una giornata splendida, una di quelle classiche giornate autunnali da trascorrere in spiaggia tutto il giorno. Bella. Devo dire anche la pescata in sé è stata divertente. Non moltissimi pesci, però in prossimità del culmine di bassa marea devo dire che ci siamo divertiti, anche molta varietà, perchi e pettini. Un carango e poi il pesce balestra, tante, troppe murene, mio malgrado, non ci hanno lasciato pescare, non hanno lasciato avvicinare nessun pesce diverso da loro, ma non fa niente. Tanto divertimento, tante mangiate, io torno a casa soddisfatto. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se i video vi piacciono. Alla prossima, ciao!